Otto sezioni e un laboratorio esperienziale per illustrare ai visitatori i prodotti agroforestali non legnosi, ma anche un'occasione per avvicinare cittadini e giovanissimi al mondo dell'Agenzia Foresta e alle tante attività svolte nell'interesse della comunità. E la risposta dei visitatori è stata tanto incoraggiante da decidere di prorogarla. La mostra, organizzata dall'Agenzia Foresta negli spazi di Via Salaris e sotto la curatela della dottoressa Manuela Manca, che avrebbe dovuto concludersi oggi assieme alla chiusura dei lavori della settimana dell'anno forestale, accoglierà invece visitatori e scolaresche per tutta la prossima settimana. Visitando la mostra sarà possibile dunque scoprire quali frutti crescono in Sardegna, scoprendo anche alcune curiosità non note a tutti, come ad esempio la presenza di zone in cui prospera il tartufo nero, arricchite da un laboratorio sul miele dedicato ai visitatori di tutte le età. L'iniziativa rientra nell'anno forestale del 2019, che ha come leitmotiv l'agroforestry, e quindi questa è una mostra sui prodotti boschivi non legnosi, che sono quelli che tramite le politiche comunitarie di agroforestry si intende valorizzare per recuperare queste aree marginali che sono riconquistate dal bosco. In Sardegna oramai abbiamo il 51% della superficie isolana della regione che risulta essere interessata da copertura boschiva. Un evento che suggella il contributo importante che l'Agenzia Foresta ha dato per l'organizzazione dell'anno forestale e della candidatura per EURAF, la quinta conferenza europea sull'agroforestry, che si terrà a maggio a Nuoro. E questa mostra suggella proprio sia l'iniziativa Incredible che l'anno forestale, e viene fatta in prospettiva dell'iniziativa di Agroforestry che si terrà il 20 maggio a Nuoro e che verrà coinvolte tantissime nazioni d'Europa e del Nord America.